Una puntata di Special Rugby interessante, io direi, Stefano, perché abbiamo un weekend super attraente. Giusto, giusto, Calcio. Il weekend inizia con il Championship. Finalmente scendono in campo le quattro grandi nazionali di Argentina, All Blacks, Sudafrica e Australia. Queste sono le partite. Si parte con Sudafrica-Australia alle ore 17:05 e a seguire in serata alle 21 Argentina All Blacks. Quindi è Bel menù. un'edizione ridotta questa perché negli anni della Coppa del Mondo si gioca solamente andata, quindi ci saranno solamente 3 giornate di Championship. Questa è la prima, aspettiamo i fuochi d'artificio soliti. La domenica avremo invece tutte le partite. Le semifinali della Coppa del Mondo Under 20, semifinali e via fino alle qualificazioni per le finali del venerdì successivo. E purtroppo le nostre Italia e Argentina avranno il posto solamente fra il nono e il dodicesimo posto. Ci auguriamo di trovarle ancora nella prossima partita, perché l'Argentina incontrerà il Giappone mentre l'Italia incontrerà le Figi. Speriamo di essere entrambe vittoriose in modo da così sfatare la possibilità della retrocessione e giocarci poi una partita in tranquillità per il nono e decimo posto. Tu cosa Sì, dici? perché c'è la possibilità, infatti, c'è la possibilità che vincendo i Pumitas, vincendo gli Azzurrini, se troveranno dopo la partita successiva, si sarà tra Pumitas e l'Italia, quindi c'è la possibilità dell'Italia prendere vincita della partita persa in pool, giusto? Esatto, Quindi esatto. ti anticipo comunque che avremo collegamenti sia con l'Argentina, con i Pumitas, sia con gli azzurrini, quindi restate con noi perché ci sarà con l'Italia il capitano Davide Odiace e uno degli allenatori, nostro amico Santa Maria. E per quanto concerne l'Argentina, c'è un ex giocatore, un oriundo che ha giocato anche qui in Italia. Per quello trovo quelli che parlano, si ricordano dell'italiano. Quindi nostro amico Juan è lui il preparatore atletico dei Pumitas, quindi interessante il collegamento. Sì, per le semifinali Cato, avremo due bellissimi incontri perché ci sarà i padroni di casa del Sudafrica che incontreranno l'Irlanda e ci sarà Francia e Inghilterra, il classico grunge per accedere alla finale. Tra queste quattro squadre avremo le finaliste e sicuramente saranno due match interessantissimi da poter seguire. Ci saranno poi le altre partite per i posti dal quinto all'ottavo, si incontreranno Georgia, Galles, Nuova Zelanda e Australia. Anche da qui usciranno altre squadre. E nella partita finale, poi ci saranno nella giornata finale, ci saranno gli scontri che determineranno la classifica finale di questo campionato mondiale Under 20. Sì, che veramente tutto sommato, nonostante i problemi con il clima e con i campi, è di un altissimo livello, io direi. Quindi facciamo così, comincia già anche a confermare l'agenda del weekend. Andiamo al primo collegamento con i nostri amici azzurrini. Beviamo. Ben trovati, cari azzurrini, un piacere ritrovarvi. Noi siamo sempre con voi, perché non deludete mai, a prescindere che se può vincere, se può perdere, però voi lasciate tutto. Quindi, benvenuto a Santa Maria, benvenuto al Grano di Ase. Allora, come state vivendo comunque dopo la sconfitta un po' metabolizzata? Adesso dovete pensare da subito a Figi, giusto? Sì, dopo la sconfitta è stato un po' rammaricante, siamo stati un po' frustrati, ma bisogna lasciare da parte quello che è stato e pensare alla prossima partita. Infatti, Santa Maria, state lavorando comunque non troppo perché a livello gambe penso che con quei campi lì, con la pioggia, con tutto, lascia sicuramente in difficoltà la tenuta fisica dei giocatori. O sbaglio? No, no, non sbagli affatto, c'è una competizione molto impegnativa perché giochiamo comunque partite impegnative ogni 5 giorni, quindi il tempo di recupero dopo la partita,
forse un allenamento riusciamo a fare, tutto il resto è cercare di mettere a punto a bassa intensità perché il dispendio energetico dei ragazzi è notevole e quindi ci concentriamo molto sul recupero e su cercare di mettere le cose a posto in un allenamento principalmente. Infatti, prima parlavo con il tuo collega, quello che si occupa della parte fisica negli argentini, in Pumitas, e anche lui mi diceva specificamente anche la difficoltà che hanno questi ragazzi giocando in quei fango, in quei campi che veramente, oltre al discorso mentale, logicamente c'è il discorso fisico da curare. Me lo diceva giustamente uno che è stato in Italia e conosce un po' l'ambiente italiano perché ha giocato al Petrarca. Parlando con te, uomo della ringa, quella ringa bellissima che si può utilizzare sempre, nel senso che bisogna lasciare tutto, non risparmiarsi niente, quello diciamo è la filosofia di questa squadra, nonostante avete trovato una Giorgia che quella giornata lì era più forte, giusto? Sì, proprio così. Sono stati in grado di prendere le loro occasioni su tavole molto meglio di noi. Abbiamo avuto qualche difficoltà, siamo stati molto più indisciplinati rispetto al solito e questo non ci ha permesso di far decollare il nostro gioco e metterci in mostra e di conseguenza dominare la partita come avremmo voluto. Che fisi ti aspetti, Santa Maria? Imprevedibili, sicuramente imprevedibili, sicuramente insomma, siamo in un girone dove tutti adesso bisogna salvarsi, quindi sicuramente arrembanti, che proveranno a giocare anche situazioni che non siamo abituati a vedere, quindi ci aspettiamo touch veloci, ci aspettiamo contrattacchi, offload, insomma, la loro identità sicuramente. E nonostante abbiano l'analisi che abbiamo fatto, abbiano iniziato anche a utilizzare il gioco al piede in maniera molto interessante, sarà sicuramente una loro arma che dobbiamo riuscire a gestire bene. Fiji che nell'ultimo mondiale, l'ultimo che si è giocato, che ero io là in Argentina, avevano vinto e sono entrati in questa elite del rugby under 20. Come vedi te, come giocatore, hai sicuramente visto il video di questi Figiano, la chiave secondo te da dove passa per portarsi a casa questa partita, caro flanker? Secondo me la chiave fondamentale innanzitutto è mantenere il possesso, avere una buona disciplina e essere molto dominanti e aggressivi in difesa e non permettergli di fare il loro gioco, ciò che conseguenza offload, quindi bloccarli, tenerli alti, rallentare il punto di incontro e non fare decollare il loro gioco. Infatti, penso che quella è la chiave, sono d'accordo con te, soprattutto il possesso, avendo il pallone noi lo mette sicuramente in difficoltà a farle sentire un po' il gioco comunque, Santa Maria, un po' il gioco di questi azzurrini, quando riescono a imporre il dominio anche della mischia dico in generale, non soltanto la mischia ordinata, può essere la chiave. O sbaglio, avete fatto il focus soprattutto in questo, perché essendo imprevedibile è giusto che loro non abbiano la palla. La tua analisi penso sia molto corretta e quindi sicuramente davanti dobbiamo riuscire a essere dominanti, e drive, portatori, sostegni, un po' tutto, creare l'avanzamento necessario per poterci aprire gli spazi fuori. Quindi sappiamo che si possono creare spazi, ma non saranno gratis, insomma, servirà un po' consumare la difesa prima per trovare questi spazi. Flanker, per quanto riguarda diciamo, la vita di tutti i giorni, è vero, è un super torneo a livello mondiale, però siete riusciti in qualche modo a conoscere i posti lì vicino, fare una vita diciamo, nel tempo libero, qualcosa di interessante, la state vivendo? Sì, nonostante l'impegno molto importante che c'è,
stiamo riuscendo a ritagliarci un po' di tempo libero per, diciamo, staccare un attimino, fare qualche attività lì fuori del campo, qualche piccola escursione, andare a Table Mountain, andare al mare. Sì, stiamo riuscendo a ritagliarci un po' di tempo libero, passare un po' di tempo insieme, visitarci un po' la città. Visto che hai fatto il ruolo di capitano, penso che sarà ancora confermato. È una bella responsabilità, eh? Sinceramente, è un gruppo che deve essere sempre unito. Quindi, come ti senti nel ruolo di trascinatore, come capitano? Sinceramente, come ruolo è un ruolo che mi sì, sento molto la responsabilità, ma allo stesso tempo mi dà una motivazione in più per far meglio in campo e aiutare i miei compagni all'interno delle partite e poi anche fuori dalle partite. Sì, è una motivazione in più, è una grande responsabilità, come hai detto te. Nell'albergo comunque dove siete voi, mi sa che c'è la Francia, quindi c'è la possibilità di parlare con loro, di vivere un po' la loro gioia e il loro lavoro, o sbaglio? Sì, c'è la possibilità di parlare con loro, anche se sinceramente non parliamo molto, siamo un po' per le nostre, loro per le loro. Tu il francese l'ho imparato un po' a Oyonnax? Sì, il francese lo parlo, riesco a parlare il francese. Come è sorto quel discorso di andare in Francia? Come è sorto? Sì. Verso fine stagione inizialmente stavo pensando di rimanere in Italia, poi si è palesata una possibilità per poter andare all'estero, giocare in questo club, e allora ho deciso di cogliere l'occasione, vivere un'esperienza un po' diversa in un posto diverso, e ho deciso di intraprendere questa esperienza, questa avventura. Un'avventura che verrà anche presa da altri due azzurrini, giusto? Che verranno anche loro lì a giocare al tuo club. Sì, ho visto che ci sono altri tre ragazzi giovani che vengono a giocare lì appunto Oyonnax, come erano della prossima stagione. Vorrei, perché qualcuno forse non conosce il tuo percorso, Santa Maria, io ti conosco da un po' di anni, eh? Già dell'epoca che giocavi a Viadana, raccontiamo un po' velocemente, visto che prima parlavo anche con il tuo collega argentino, il percorso tuo, da dove parte tutto? Mi cominciato a giocare nella mia città d'origine, Messina, e poi in Under 18 mi sono spostato a Viadana, dove ho cominciato al settore giovanile fino a prima squadra, sono stati parecchi anni, e a Viadana 11 anni in tutto. E poi Eroni, quando c'è stata la prima franchigia con gli Eroni. No, ride ed Ho è. visto che c'è un Dolcetto. molestatore, l'ho visto entrare, che si presenta adesso, dai che il bello della diretta, presentiamo, l'ho visto entrare alla porta lì, dietro Vieni di voi, Mattia. vieni, vieni, vieni che siamo tra amici, sai che noi... Tanto gli applausi dei francesi, prima non hai detto capitano, era David. È una riunione tra avanti, me ne vado io. Questo è vero, l'avevo fatto apposta, noi tre avanti, però la prossima volta verrai te a prescindere. Ok, del Bene, risultato, perché io grazie. sai che io sono vicino agli azzurri, perché a prescindere dal risultato, sai che qui in Italia alcuni non hanno quella cultura lì, salgono soltanto. Io scherzo sempre, abbiamo vinto, però la cultura è seguire sempre questi ragazzi che lasciano tutto. Cosa dici? Sei d'accordo con me? D'accordissimo, perché quando vincono è facile essere amici loro e quando perdono che vogliamo volergli più bene insieme Infatti, all'assistenza. siamo vicini. Allora, dai, ciao, ci vediamo dopo, per la prossima, Oh, ti sei te, ciao. ok? Tornando a noi, Odiace, penso che la partita questa di domenica, giusto? Che orario è? Ti ricordi? Vediamo se siete preparati a sapere a che ora c'è la partita domenica. Subito, tac, vedi che già ormai è al ruolo giusto. L'ho assegnato alla sua agenda, perché lui va in giro con l'agenda adesso. E vi ho visto che avete anche a livello social, non vi risparmiate, perché io vi seguo sempre ogni giorno. L'altra volta ho visto anche te che c'eri in gruppetto di tre.
con i nostri amici di Notizia del Rugby, bello, eh? Era quella possibilità di essere sempre in contatto con la gente che vi segue, o sbaglio, dai, vi divertite. Sì, è una bella possibilità che appunto questi ragazzi ci concedono di poter scambiare un po' la nostra esperienza che stiamo vivendo all'interno di questo hotel, all'interno di tutto ciò, con un po' le persone esterne che ci seguono, quindi far vivere un po' la nostra esperienza anche alle persone che ci seguono e che ci supportano. Infatti, Santa Maria è fondamentale trasmettere, comunicare il rugby anche in quello che non è il gioco, è il modo anche di assumere quello che manca un po' nella nostra Italia, ahimè. Cerchiamo, per quello va benissimo tutto questi ragazzi nuovi che si avvicinano a promuovere, a diffondere, io lo faccio da un bel po', so che è dura, però non bisogna mai mollare, perché siamo in un contesto che non è il francese, dove il francese è lingua comune, il rugby, da noi diventa sempre più, tante volte difficile, quindi bisogna comunicare di più il rugby, cosa dici? Gaspar, ti ho già detto quante volte apprezzo il tuo lavoro che continui a portare avanti in maniera instancabile, perché è una voce continua, quindi sfondi una porta aperta. Il nostro lavoro è veramente di divulgazione, diffusione, oltre che viverlo al massimo di quello che possiamo qui, ma l'obiettivo penso di tutti quelli che lavoriamo nel rugby, partire chi lavora nelle scuole, al mini rugby, al rugby senior, è quello veramente di diffondere il nostro sport, i valori del nostro sport, e far appassionare più persone possibile a questa disciplina che per noi È la vostra è vita ormai, la nostra vita. vita, è un modo di Benissimo. vivere È il nostro stile, ormai è così. non siamo più giocatori, allenatori, questo qui è quello che facciamo, ma siamo rugbyisti, insomma, Infatti, come infatti, infatti. sempre, è il nostro modo di vivere, di approcciare la vita, di affrontare la vita. Infatti, non è retorica, sono sicuramente che non è retorico questo. E adesso sì, il momento dei saluti è. A chi saluti, Flanker? Io saluto il movimento linguistico italiano che ci supporta e ci permette di essere qua. Bene, bravissimo. Te, Santa? E anch'io mi associo a quello che ha detto David, e poi mia moglie e i miei bambini che sono a casa, e un mese è lungo, quindi un abbraccio anche a loro. Quindi io già ti avviso e ti anticipo che il programma andrà in onda questo venerdì alle 19:30. Per quelli che hanno ancora il decoder, tranquillamente lo possono vedere su Sky. Chi lo vuole vedere nel telefonino va sul sito del canale, ovvero www.welltv.eu, cliccano alle 19:30 e lì vede il programma nostro di Special Rugby. Quindi io approfitto, vi ringrazio per la vostra gentilezza e, come si dice da noi, tanta merda da noi in Argentina, tanta merda per la partita di domenica, ok? Grazie mille, Cascio, grazie mille, buona Grazie. serata. Abbiamo sentito dalle parole del capitano di Ada che i nostri azzurri sono sicuramente carichi per questo impegno importantissimo con le Figi, e andiamo a vedere anche gli argentini. Gli argentini pure saranno molto carichi, immagino, perché anche loro vorranno vincere con il Giappone per evitare il match da dentro o fuori. Infatti, andiamo a sentire subito il preparatore atletico dei Pumitas. Vamos. Sì, sono Juan Covassi, sono il preparatore atletico dell'Under 20 dell'Argentina. Lavoro da tanti anni già nella Unione Argentina del Rugby. Ho fatto dei mondiali giovanili, ho anche altre squadre come le franchigie che adesso giocano il Super Rugby Americas. Con i Dogos, qualche tour anche con i Pumas. Sono da Cordoba, sono d'Argentina, gioco del Palermo Bajo. In 2003 sono andato a giocare in Italia al Botticino Rugby, una stagione lì a Brescia, la prima esperienza come professionista, come giocatore. È stato bellissimo e dopo la stagione successiva sono andato in Petrarca, ho tornato in Argentina all'altra stagione, ho rimasto un anno in Argentina e sono
ho finito la mia esperienza in Italia al 2006-2007 in la Rai Roma e la Lazio. La Polisportiva Tanti bel Lazio, ricordi dell'Italia. infatti, ti serve anche Sì. per cavartela anche in italiano, così possiamo parlare. La domanda Sì, sicuro. sorge spontanea, come si dice a noi, no? La pregunta. Era un girone molto equilibrato e alla fine sia i tuoi Pumita sia gli Azzurrini sono rimasti fuori perché c'è stata anche la sorpresa di una Giorgia, che non è tanto sorpresa, una Giorgia solida che è passata in semifinale per i posti più alti, giusto? Perché l'Italia ha vinto la Sudafrica, noi all'Italia e la Georgia a noi, e così tutti hanno vinto l'altro. Sì. Siamo arrivati alla terza giornata con tutti con 5 punti o 4, e qualsiasi risultato poteva diventare semifinalisti. E così. Succede così in questi mondiali, per il formato che hanno, giornata non si sai, Sì, fino all'ultima giornata non non si sapeva. sa chi arriva. Ad esempio, noi avevamo vinto l'Italia, se noi vincevamo contro la Georgia, lo stesso non era sicura la nostra posizione Sì, è stato molto, molto, in infatti, è stato semifinale, il e siamo girone. andati a giocare per il nono posto. Sì, infatti, il girone era molto equilibrato, però che impressione ti hanno fatto questi nostri Sì. No, azzurrini italiani? è una bella impressione, perché hanno perso contro di noi e sono dopo andati a giocare con i padroni di casa, e hanno avuto una forza, una testa forte per vincere, e quello parla di una buona squadra e forse ben preparata. Dopo, come dicevo prima, la Georgia ha fatto la differenza perché la Georgia ha vinto meritatamente contro di voi e ha vinto Sì. meritatamente contro Italia. Quindi è la Sì, la Georgia che. Georgia fisicamente sono troppo duri e forte, e hanno una difesa molto buona, e quel gioco, forse che con questi climatici è più facile per loro giocare così, e le altre squadre non riescono a fare i punti contro di loro. La Georgia, essendo pot molto potente, fisicamente potente, hanno quella capacità di fare una difesa molto aggressiva, perché anche fisicamente Sì. riescono a farlo e hanno messo in difficoltà anche a Sudafrica, perché nella prima partita Sì. Sudafrica vinto, poteva vincere la Georgia anche, quindi penso che la Georgia tutto sommato merita giocare per i primi posti, Anche uno giusto? come parte dello staff parla con i giocatori dopo tutte le partite, così, e chiede a loro quale partita è stata più dura, e tutti ti dicono che la Georgia è troppo dura, Sì. non così anche la Sudafrica. Forse le altre hanno un'altra velocità, ma la Georgia ha delle botte più forti, così, Potenza, e potenza, la quello potenza. della potenza, sì. Penso che comunque l'hanno sentito, come dicevo prima, sia gli argentini sia l'Italia. Quindi adesso si tratta di seguire, andare avanti perché non potete rischiare perché dovete vincere. Voi giocate contro il Giappone, quindi il Il Giappone, Giappone. l'avete visto, è una squadra che può mettere in difficoltà, giusto? Sì, la partita prima, noi giocavamo contro la Georgia, e il Giappone ha giocato prima di quella partita Sì. contro il Galles. Il Giappone era in vantaggio. Dopo il Galles, agli ultimi minuti, ha potuto andare avanti. Perciò è una squadra troppo forte.
il Giappone. E già in questi mondiali giovanili giocare troppo di seguito così e tante partite, la quarta partita anche diventa non sempre logica per ogni squadra, così può essere qualsiasi cosa. Sì, questi sono, è un'età, visto che tu sei il preparatore atletico, è un'età che alcuni hanno un recupero migliore, altri di meno o che sono più abituati. E in questo girone abbiamo visto che quella che è stata più, diciamo, attiva, pur reattiva, più potente è stata la Georgia. Però comunque il Giappone, anche loro hanno una buona forma fisica. Italia giocherà contro Figi, anche loro i figiani sappiamo che sempre sono una squadra che ti può sorprendere. Quindi avete sia Sì, ripulita. già io ricordo tu Sì. eri anche in Argentina nel Mondiale 2019 che Sì. il Fiji ha giocato è andato su dal trophy in quel mondiale e ha vinto la Scozia per l'ultimo posto e è rimasto in questa nel mondiale di Under 20 e la Scozia è andata a giocare il Sì, trophy. bravo, 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 ha fatto bene a ricordarmelo perché io ero là a coprire il mondiale Under 20 a Rosario Santa Fe e ho visto che i Figi Sì. sono entrati nell'elite, nei primi migliori e invece la Scozia è retrocessa. E Scozia che giocherà ovviamente adesso. E di solito sempre succede che quello che sale sull'elite non può Mantenere. rimanere e subito va giù, ma il Fiji no, l'ha fatto bene, è rimasto nell'elite e adesso fa, non so, 30 punti o 25 punti contro l'Australia. No, è una squadra anche da vedere. Infatti, io ti ringrazio. Infatti, buona l'analisi che abbiamo fatto di queste partite che arrivano adesso. Logicamente, tu hai detto il tuo club, parlato del tuo club formatore, che Palermo Bajo. sì, e logicamente parlavi che collabori anche con la franchigia argentina Dogos, che Con i dog. ha giocato la finale di questo torneo Sì, superamericano. è stata una bella esperienza perché uno può lavorare nella stessa città o provincia dove si è vissuto. E avere la possibilità di avere una squadra professionista lì e lavorare di questo è molto carino. Sì, molto bello. Anche che ricordiamo che il capo di quella squadra è il nostro amico Galatro, che anche lui, coincidenza, Galato. vedi, anche lui ha avuto un passato qua in Italia, ha giocato anche lui a Petrarca, quindi Sì, Galatro. non siamo incontrati la stessa stagione, lui è andato dopo che sono andato io, Sì. ma sempre parlavamo di quella della Wizza, di essere lì al Petrarca, un bel club, Sì, infatti, bel vedi, ti ricordo. ricordi della Wizza, sì, un bel Sì. centro sportivo Geremia, che è la fiore all'occhiello per Petrarca. Che adesso approfitterai, arrivando il momento dei saluti, ti do la possibilità di salutare. Ok? A Ok. Petrarca, a Voticino. Sì, lì a Brescia ho bei ricordi. A Paolino Ferrario, un manager così della squadra, e da mio amico Andrea Marcato, che l'anno scorso sono stato con lui in quel tour che ha fatto i Pumas, è stato bel Bell'incontro. rapporto con lui e gli altri giovani che quando io ero lì a Petrarca avevamo giocato i mondiali giovanili noi e c'erano tanti petrarchini che Riassumendo, allora, Juan, saluti al nostro comune amico Paolo Ferraglio che
che è bresciano, logicamente nella sì. tua epoca di Botticino, che mi dicevi anche Andrea Marcato, quindi sono di Andrea Marcato, direttore tecnico, allenatore del Petrarca, che quest'anno hanno sì. perso la finale, però l'anno scorso hanno vinto lo scudetto, quindi in qualche modo tu segui un po' il anche a Leo, sempre ricordo anche a Leo Giraldini che giocava, era un bimbo che appena salito dai giovanili del Petrarca è andato a giocare in prima squadra, no, bel ricordi di quelli anni in Italia. Bravo, così mi piace ricordarsi anche di questa esperienza qua italiana, che è sempre importante per tutti, anche perché essendo oriundi si poteva venire e uno sì. si, in qualche modo si adatta alla nuova patria, diciamo, ok? È così. Io ti ringrazio e in bocca al lupo, come si dice in italiano, la partita contro il Giappone. Mi raccomando, manda un saluto a tutti i nostri amici dei Pumitas. E ok. Forse se per entrambe le squadre va bene, sicuramente c'è un altro match, l'Italia-Argentina, per il nono posto. Vero, è vero, perché ambedue, se nella chiave che hanno, giocano, vincono sì. ambedue, si trovano anche contro, quindi è un'altra sfida. Ormai è un derby, il derby latino tra i Pumitas e gli Azzurrini, ok? La prima e l'ultima partita del Mondiale, forse contro l'Italia. Bravo, bravo, bravo. Grazie di tutto, Juan. Salutami al gruppo, va bene? Saluto. Ti ringrazio. Andato così così per il discorso dell'internet, che non lo possiamo regolare, però penso che si sia capito tutto. Grazie, grazie bueno. E buon lavoro. Ciao. Dale, grazie. Immancabilmente, Cato, siamo arrivati al momento del rugby di base che per noi significa rugby provinciale. E noi siamo stati mercoledì alla presentazione ufficiale dello staff tecnico del rugby Rovato. Abbiamo la tua intervista tu per tu con il direttore tecnico Pierangelo Ceretti. Andiamo a sentire quello che ci ha raccontato. Stasera siamo qua a presentare lo staff tecnico. Che le decisioni della società erano quelle di partire con uno staff tecnico, crescerlo, migliorarlo e però avere una produzione di allenatori nostri, tra virgolette produzione, ecco. Il nostro obiettivo è quello di creare competenza partendo da tutti i nostri allenatori. Appena finita la conferenza stampa. Sì, abbiamo iniziato un po' l'anno scorso con uno staff allargato, signore 6-19, io mi occupavo principalmente poi durante il campionato da 19, Paul invece seguiva di più il discorso Signores, però diciamo siamo andati nella continuità, alla fine quello che era l'organizzazione, i principi di gioco erano comuni a tutte le squadre, per cui adesso andiamo sulla continuità e continuerò a farlo con i tanti ragazzi saliti da 19 e anche col gruppo Signores. Ha finito la stagione, insomma. Confermato anche Corvo per il discorso degli avanti come assistant coach. Esatto, è confermatissimo anche lui, si è aggiunto Stefano Benetti a darci una mano, è confermato anche Matteo Archetti, lui fa un lavoro un po' più trasversale infatti. Ok, anche vista anche la sua disponibilità. C'è una new entry interessante secondo me, che è quella di Massimo Ravazzolo. Ecco, Massimo Ravazzolo si occuperà solo del PAF, che è il progetto di informazione, che è la nostra piccola accademia interna, sì. Della parte tecnica, quindi credo che darà, individuali. Esatto, credo che darà un grosso contributo di qualità, essendo abituato a lavorare questo tipo di proprio sì. sulla qualità dei giocatori, essendo stato responsabile dell'Accademia di Remedello. Infatti. E quindi ci può dare sicuramente una grossa mano su quella parte delle. Sì, diciamo che secondo me anche sfruttare il vaccino che avete, la quantità di giocatori che vogliono comunque alzare il livello, avere un tecnico come lui, nello specifico e anche nel gesto di corso, sì, skill, esatto, è importante. Lui, esatto, lui e Matteo Archetti si divideranno con l'aiuto anche di Piero Zucchi, che si è reso disponibile a dare una mano.
si occuperanno principalmente di questo lavoro, anche perché abbiamo visto che in questi 2 anni la risposta dei ragazzi all'interno del club è stata ampia, sì. E quindi è stata positiva, quindi non sono pochi i ragazzi che partecipano a questo tipo di attività, per cui vogliamo dargli diciamo un servizio più possibile di qualità, perché proprio deve essere un lavoro di qualità in base anche alla disponibilità, sì, infatti, degli allenatori e dei giocatori. Le strutture ci sono, avete una bellissima palestra, avete diciamo a livello diciamo logistico siete a posto. Dal punto di vista logistico, sì, non si può chiedere di meglio, sì, per essere una società dilettantistica. Sì. Penso che abbiamo tutti i mezzi la società ci mette a disposizione per fare bene. Non è semplice poi coordinare, organizzare il lavoro, non perché lo faccio io, ma anche chi lo faceva in passato. Non è sicuramente semplice cercare di far fare tutto questo volume di attività con un senso logico, perché fare un monte ora è una cosa, riuscire a farlo con qualitativamente di qualità e che abbia un filo logico non è proprio semplice. E quest'anno speriamo di aver fatto ancora delle piccole modifiche per magari aver migliorato. A livello cronogramma, quando cominciate gli allenamenti? Allora, per quanto riguarda l'Under 16 e l'Under 18 non hanno mai smesso, hanno solo diciamo tolto un allenamento, però si stanno concentrando fino a fine luglio, stanno proseguendo con 2 allenamenti alla settimana, di cui hanno un'ora la parte fisica e un'ora da parte tecnica, ovviamente senza il contatto, ma tutte le altre situazioni che non si riescono a lavorare magari durante l'anno. Per quanto riguarda la Seniores, adesso hanno un lavoro facoltativo, soprattutto per chi magari era un po' più indietro. Lunedì iniziamo la preparazione, durerà 3 settimane, 3 allenamenti a settimana, lunedì, mercoledì e giovedì, un'ora di fisico, un'ora di tecnico, anche lì non ci sarà la parte di contatto, però andremo a lavorare tutti quegli aspetti che magari facciamo un po' più fatica durante l'anno, e anche per dare un'infarinatura ai nuovi che sono arrivati. Parlando della parte fisica, Alessio rimane come responsabile della preparazione atletica. Abbiamo aggiunto 2 preparatori, uno all'interno del club, sapevamo che aveva già le competenze, però non era ancora disponibile a lavorare. Che è un giocatore, che è Uxa, quest'anno si è reso disponibile a lavorare, continuerà anche a giocare, però si è reso disponibile a lavorare, molto volenteroso, e da quanto mi dice anche Alessio ha molta voglia ed è molto preparato. L'altro è Marco Angoscini, è un preparatore che non conoscevamo, è stato un po' un caso, nel senso ho portato qui i bambini al multisport e ci siamo conosciuti così, ed è emerso che vanta una buonissima esperienza anche in altri sport, e quindi si sono già benvenuto si sono già coordinati con Alessio sui lavori che stanno facendo già in questo periodo, sui lavori che andremo a fare più avanti e poi anche durante la stagione. Ultima, aspettative per la Serie B? Cerchiamo di avere come faro il progetto che avevamo presentato qualche mese fa, cercare di lavorare con i ragazzi che hanno voglia di stare in questo ambiente, di partecipare a questa attività, e cercare di fargli fare il massimo possibile. So che è un po' utopistico dire fare il massimo possibile, però c'è un buon mix di giovanissimi con altri giovani, con altri un pochettino più esperti. Abbiamo tutte le carte per fare, secondo me, un discreto campionato di Serie B, poi è il campo che parla, e speriamo di essere all'altezza, diciamo, della categoria e anche qualcosa in più. Sicuramente non partiamo pensando a fare la gita. Esatto, cercheremo ogni partita di portarla a casa, insomma. Buona continuazione. Grazie. Video, foto, cosa di più volete? Guardate lui. interessante quello che ci ha detto Ceretti, ha le idee chiare, è una persona molto competente, quindi il Rovato è in buone mani. Fermo restando che per quanto concerne sempre il rugby di base, in questi giorni verrà confermata la unione, la fusione
tra Brescia e Franciacorta, però finché non sia confermata. Saranno impegnate calcio anche le nostre nazionali maschile e femminile 7, che giocheranno nel fine settimana un torneo ad Amburgo, torneo che non potrà dare nessun lascia passare per le Olimpiadi, ma comunque è un torneo da onorare senz'altro. Dobbiamo ricordare anche la festa del Borgo che inizia questa sera, e mentre noi siamo in onda loro saranno già pronti ad aprire le danze per la festa del Borgo, consiglio domani e così pure nel venerdì e sabato della prossima settimana. Sono d'accordissimo per quanto riguarda la festa del Borgo Poncarale che tu hai citato, ovvero questo venerdì e sabato e anche il prossimo weekend, venerdì e sabato, una festa da non mancare perché secondo me è la più bella del nostro territorio. Più avanti ci sarà la super festa anche del rugby di Gusago, anche loro in due fine settimana. Momento dei saluti, noi siamo pronti per andare a cena, andremo a festeggiare la promozione del Rovato all'Associazione Nautica Sabina e dopo possibilmente andremo alla festa di Borgo. Quindi non ci resta che salutarvi e augurarvi il solito splendido weekend a tutti e calcio più che mai. Viva il rugby! Nel rugby! Vamos!